Ma io me lo auguro, noi avevamo predisposto un progetto sportivo, insomma, per salvare appunto la società che, come tutti sapete, ha più di 100 anni di storia, insomma, e soprattutto per il valore identitario che ha per la città, siamo scesi in campo per invitare, delle forze locali, degli imprenditori a avvicinarsi, diciamo, magari anche mettendosi insieme, perché considerato il periodo di crisi, magari in questo momento investire nello sport, nel calcio in maniera massiccia potrebbe essere chiaramente problematico, però magari creando un pool di imprenditori potrebbe essere più facile. Abbiamo immaginato un progetto sportivo che potesse anche essere innovativo, quindi non solo gestire la squadra di calcio, la parte agonistica, ma immaginare tutta una serie di altre attività diciamo di marketing, magari anche attraverso azionariato popolare, quindi oppure coinvolgendo in maniera molto più ampia anche il territorio intorno alla società, e questo, diciamo, secondo degli esempi validi già esistenti in alcune pochissime realtà italiane, ma presenti in molte realtà dell'estero, e quindi questo progetto, insomma, ci sembrava valido. Adesso sta, diciamo, alle forze economiche locali vedere se c'è la responsabilità e la voglia e l'interesse diciamo, di avvicinarsi e di accollarsi una parte del debito, perché la compagine attuale ha già dichiarato più volte di volersi accollare, diciamo, la gran parte del debito, insomma, che tra l'altro è coperto da fideiussioni personali, e quindi, diciamo, non può essere, come dire, delegato. Ecco, assessore, nel sondaggio che voi fate tra gli imprenditori locali, quali sono le perplessità principali che sottopongono quando si parla dell'acquisto delle SBA? Ovviamente immagino il grosso capitolo dei debiti. Eh sì, però è soltanto appunto una parte residuale dei debiti che dovrebbe essere accollata, e comunque adesso, diciamo, noi stiamo aspettando in realtà un piano di ingegneria gestionale o di ingegneria finanziaria in cui si individua con precisione qual è il costo, diciamo, dell'operazione. Quindi questo penso che nel giro di qualche settimana dovremmo avere questo dato. Dopodiché, insomma, il nostro compito poteva essere solo quello di sensibilizzare, ma insomma, non possiamo evidentemente andare oltre. L'ipotesi di una pista russa, assessore, più volte è venuta fuori quando si è parlato di acquisto della società, è percorribile o no? È soltanto fantascienza, fantapolitica, fanteconomia, come possiamo definirla? Tutto è possibile, però bisogna che ci siano degli interlocutori, insomma, individuati in maniera definitiva. Adesso noi un progetto sportivo ce l'abbiamo, cioè abbiamo anche un progetto legato allo stadio, come voi sapete, quindi ci manca soltanto quest'ultimo tassello che è, diciamo, la parte economica, se vogliamo anche la più importante, cioè capire qual è la quota parte del debito che può essere appunto accollato Tra l'altro, la da nuova chi vitalità dello interviene. stadio, sempre sulla scorta del progetto di Renzo Piano. Adesso magari ne parliamo tra pochissimo, visto che è stato proprio lei a Pronto? Parigi. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, senta, sono io, Enzo Pilone, qui da Bari. Sì. Senta, volevo far presente all'assessore che in via Pavoncelli, dove io abito, diciamo, all'altezza di via Palmieri, c'è quella via alberata con quei dei pini. Mi rendo perfettamente conto che non ci sono fondi per la manutenzione, ulteriore manutenzione delle strade, però almeno che provvedessero a togliere quelle radici sulla strada. E noi quando parcheggiamo le macchine rischiamo di rompere il di sotto delle macchine, almeno di appianare, diciamo, la via, la strada. Non chiedo altro, non so se è possibile questo. Adesso verifichiamo, via Pavoncelli, so dov'è, avvisiamo l'ufficio giardini perché debbano evidentemente provvedere. Certo che, diciamo, se ho ben capito, sono delle radici che fuoriescono, non credo che si possano appianare, nel senso che tagliare le radici potrebbe essere pericoloso per la vita dell'albero, però può darsi che ci siano altri sistemi, diciamo, per evitare
In effetti gli alberi di pino creano spesso questo problema, diciamo, che hanno delle radici molto larghe e che poi sollevano il manto stradale. Adesso non vorrei far saltare dalla sedia qualche ascoltatore che ha magari il pollice verde, però se non ricordo male, credo che le radici dei pini, soprattutto quando sono radicate nel tempo, si possono tagliare fino a un certo punto. Adesso, però il No, non problema sono si un agronomo, chiederemo al nostro ufficio, ai nostri agronomi se è una cosa possibile, se è possibile sicuramente sì. Però è vero, sì, questo è un problema che ci è stato sollevato più volte. Tra l'altro è un problema anche per i pedoni che chiaramente devono fare un po' una corsa ostacoli nel passeggio sui marciapiedi. 080 501 9998 per intervenire in diretta. Stiamo parlando di un nuovo design dello stadio che prevederebbe anche delle attività commerciali tutte intorno, sulla scorta di un suggerimento stato dato da Renzo Piano. Lei ha visitato proprio, si è incontrato con Renzo Piano Beh, la richiesta è stata nostra, insomma, che si collega un po' a quello che dicevamo prima. Dopo 20 anni lo stadio richiede da un lato no, numerosi e onerosi interventi di manutenzione, dall'altro abbiamo uno stadio che funziona 20 volte l'anno, quindi funziona pochissimo e ci costa tantissimo. Quindi bisogna trovare una modalità di far vivere lo stadio tutti i giorni molto di più, attraverso l'inserimento di funzioni che siano delle funzioni giornaliere, a parte la partita, quindi possono essere funzioni legate alla ristorazione, al commercio, attività ricreative, attività anche intorno allo stadio, che possano farlo vivere quotidianamente per molte ore al giorno. In questa maniera si possono sviluppare delle attività economiche, quindi anche redditive, e quindi coloro che possono avere interesse a gestire queste attività commerciali, ricettive, di ristorazione, eccetera, potrebbero e dovrebbero accollarsi gli oneri sia della manutenzione dello stadio e sia di tutte le attività gestionali. In questa maniera si libererebbe l'amministrazione da un costo rilevante che non riusciamo a sopportare e si darebbe una nuova vita allo stadio. Questa nostra proposta è stata accolta, con molto interesse dall'architetto Piano, che è il progettista, Sì. perché noi ovviamente vogliamo anche, mantenere la qualità architettonica di quel luogo. E quindi solo il progettista ci può dare, come dire, dei consigli utili e in realtà ci ha dato delle indicazioni di carattere generale in un primo incontro che abbiamo avuto, quindi la possibilità, è possibile questo, in sostanza ci ha detto, si può mettere mano allo stadio con alcune indicazioni e limitazioni e quindi adesso stiamo procedendo perché si possa definire meglio, questa idea progettuale. E poi ovviamente dovremo cercare qualche privato, delle compagini, magari legate anche all'acquisto della squadra, che possono avere interesse a Sviluppare queste attività. sviluppare, rimodernare lo stadio, manutenerlo e realizzare questi interventi complementari e economicamente interessanti. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, sono Buonasera. Stabilo da Bari. Sì, Voglio parlare buonasera. con il signor Sanicantro. Prego, Signor l'ascolta. Sanicantro, ma è possibile che a Corso Mazzini uno mette la bicicletta al palo e viene tolta la bicicletta? È una cosa da fare schifo, è una cosa vergognosa. Pure le biciclette vanno rubando. Ma che cosa vogliono delle biciclette? Io non ho capito. Uno deve lavorare, deve essere rubato pure la bicicletta a Corso Mazzini. Ma hanno rubato a me la bicicletta quasi 3 volte. È una cosa vergognosa. Primo, secondo, poi un'altra cosa vuol dire. Piazza Garibaldi, vuole essere pulito, vuole essere invettata sempre. E quando volete essere invettata? Io questo voglio sapere. Va bene? Che tipo, perché disinfestazione? Perché parla di disinfestazione? Perché devono si mettere? Perché c'erano certe cose che non si possono dire. Ah, va bene, Va bene? d'accordo. Grazie per il suo intervento. Vabbè, abbiamo capito. È diventata una discarica a cielo aperto per animali, cani e Vabbè, quant'altro. Piazza Garibaldi lo segnaliamo all'AMIU, vediamo, faranno una pulizia straordinaria, chiediamo anche spiegazioni. Sul Corso Masini mi ha lasciato interdetto quasi 3 volte le hanno rubato la bicicletta, nel senso che 2 volte sì e una volta forse le hanno fatto un danno, non l'hanno Forse rubato. un'altra volta gli hanno rubato. Io ho visto anche biciclette attaccate al palo senza ruote, il che mi fa sorridere, Forse proprio c'è sarà un poco da caso sorridere. simile. Ovviamente mi dispiace molto, purtroppo. Evidentemente c'era qualcuno che aveva bisogno della bicicletta e l'ha tolta a chi ne aveva probabilmente più bisogno.
Raccogliamo lo sfogo, però davvero non so, magari si può chiedere un pattugliamento maggiore. In realtà bisognerebbe pattugliare tutta la città, perché quando si lascia purtroppo una I bicicletta o un furti sono motorino, sì, all'ordine del molto giorno. diffusi, insomma. Infatti. Quindi.